Bene, buon pomeriggio a tutti, salutiamo con particolare affetto i colleghi della Camera che ci hanno atteso per un'ora e mezza, ma come sapete diciamo l'Aula del Senato era impegnata nel voto di fiducia e ringraziamo ovviamente l'ammiraglio Cavo Dragone, ci scusiamo anche con lui ma ha capito perfettamente i motivi dello spostamento per essere qui con noi. Salutiamo la collega Garavini, ma lei c'è sempre perché insomma è collega della Commissione Esteri del Senato ed è la Presidente in questo momento perché la Presidente Craxi è in missione, il Presidente Rizzo e il Presidente Fassino. Insieme all'ammiraglio Cavo Dragone abbiamo l'ammiraglio di divisione Gianfranco Annunziata e l'ammiraglio Luca Conti che accompagnano l'ammiraglio Cavo Dragone. Questa audizione, lo ricordo a tutti, è la prima in relazione all'esame delle deliberazioni del Governo sulla partecipazione italiana alle missioni internazionali per il 2022. Stiamo vivendo un momento particolare della fase della legislatura, ma è chiaro che questo è l'atto più importante che le commissioni esteri e difesa devono approvare per quello che riguarda l'attività. Le missioni sono il cuore dell'attività delle nostre forze armate, quindi abbiamo ritenuto che questa audizione andasse mantenuta e possibilmente continueremo in modo ordinato tutti i lavori della Commissione per arrivare quanto prima ad una approvazione. Lascio subito la parola al Capo di Stato Maggiore della Difesa. Grazie Presidente. Signor Presidente, onorevoli membri delle Commissioni, ovviamente il saluto cordiale e grato delle donne e gli uomini del comparto difesa e grazie per questa opportunità che mi viene offerta per dare un quadro d'insieme, spero esaustivo, dell'impegno per le missioni internazionali che viene delineato dalla delibera per il 2022. Le Forze Armate oggi sono proiettate in un'epoca che è contrassegnata dallo svilupparsi di esperienze e fenomeni di grande portata politica e strategica che hanno radicalmente mutato il nostro modo di vivere e la nostra percezione del futuro. L'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa, avviata il 24 febbraio scorso, al culmine di una fase di tensione, ha segnato un momento di cesura che ha imposto un rafforzamento della politica di difesa e deterrenza. Il vertice NATO di Madrid ha sottolineato come la concorrenza strategica sia destinata a crescere velocemente nei prossimi anni e come sia mutato lo scenario geopolitico. Rispetto al precedente concetto strategico, il cambiamento è veramente radicale. All'epoca, e parlo credo del 2010, la Russia veniva definito un partner strategico e la Cina non era neppure menzionata. Altro dato strategico da sottolineare è il delinearsi della minaccia alla sicurezza collettiva che le forze armate devono essere in condizioni di fronteggiare. La crisi ucraina, oltre a essere un trauma per la comunità internazionale, rappresenta anche una dura presa di coscienza della pericolosità della cosiddetta guerra ibrida che si sviluppa secondo dinamiche sempre più complesse e letali, grazie alla possibilità offerta dal progresso tecnologico di mettere a sistema i domini classici, che sono quello terrestre, quello aereo e quello navale, con quelli cyber, spazio, nonché l'intero ambiente cognitivo. La sinergia fra queste dimensioni determina una tipologia di conflitto senza né regole né limiti, che estende il teatro di guerra alle popolazioni civili, alle reti, alla comunità internazionale. Fra le sfide del domani si profila dunque l'esigenza di evolvere verso un nuovo paradigma della deterrenza, di fatto sempre più connesso con lo sviluppo tecnologico e con l'ampliamento degli strumenti difensivi. La deterrenza non può prescindere da uno strumento militare all'avanguardia, che abbia come corollari l'adozione di un modello operativo interforze e multidominio e la capacità di partecipare a pieno titolo alla rivoluzione in atto nel settore delle tecnologie militari. A tale riguardo, io colgo l'occasione per ringraziare il Parlamento per l'attenzione e la sensibilità nei riguardi delle esigenze di risorse finanziarie e umane di cui le Forze Armate hanno bisogno per raccogliere le sfide che ci attendono. Scusate, in tale contesto io desidero segnalare che per la prima volta dal dopoguerra il dispositivo militare nazionale,
per assicurare la pace e la stabilità internazionale, è dispiegato in un arco geografico di un'ampiezza senza precedenti. Dalla regione artica al Baltico verso sud, attraverso il fianco est dell'Alleanza, dal Golfo Persico verso ovest, attraverso il Corno d'Africa e il Medio Oriente, il Mediterraneo, il Nord Africa e il Sahel fino al Golfo di Guinea. In tutte le aree comprese in questo arco, l'impegno delle forze armate potrebbe ampliarsi e proseguire, anche ed inevitabilmente a seguito dei risvolti della crisi ucraina. Alla luce di questo scenario vorrei attirare la loro attenzione su un altro aspetto di primaria importanza, il rafforzamento della connotazione valoriale della nostra politica strategica e militare, il mantenimento della stabilità e della pace a livello internazionale, la salvaguardia dei diritti e della dignità della persona sono, al tempo stesso, fra i compiti precipui delle forze armate e uno dei cardini dell'azione dell'Italia nello scenario internazionale. Questi principi etici sono al cuore della nostra Costituzione e del perimetro di valori internazionale, le Nazioni Unite, l'Unione Europea e la NATO, al quale l'Italia è saldamente ancorata. Il campo d'azione in questo settore non smette di ampliarsi giorno dopo giorno, e siamo consapevoli che questi valori, alla base della convivenza civile fra i popoli, sono una vera e propria emergenza globale che richiederà a tutti, e anche all'Italia, un impegno rinnovato, mirato e determinato. In questo scenario geostrategico, in rapida evoluzione, le missioni all'estero, le missioni per la pace e la stabilità internazionale, le missioni per salvaguardare la dignità e la persona umana, sono la sintesi e la trasposizione operativa sul piano internazionale del patrimonio di valori che ispirano le nostre forze armate. È ormai opinione ampiamente condivisa che il Mediterraneo allargato, l'area di naturale proiezione dell'Italia, sia destinato a essere interessato da fenomeni di crescente instabilità per effetto della crisi ucraina. Le forze armate sono presenti nei punti nevralgici di questo spazio politico strategico sulla base di un approccio pragmatico, che sappia coniugare realismo e capacità di intessere rapporti operativi e costruttivi, al fine di gestire le tensioni nel solco di un dialogo costante e reciprocamente rispettoso. Questa impostazione si fonda sul concetto di interoperabilità e sulla capacità della difesa di proiettare sia hard power che soft power. Tale sintesi di attività e capacità, pienamente coerente alla recente direttiva del ministro Guerini relativa alla strategia di sicurezza e difesa del Mediterraneo, contribuisce ad accrescere il capitale di credibilità riconosciuto a livello internazionale, elemento essenziale per garantire il perimetro degli interessi nazionali e abilitare nuovi spazi di manovra. Ora illustrerò la pianificazione in ciascuno dei quadranti strategici del nostro primario interesse e le azioni che sono state poste in essere nel quadro degli obiettivi strategici e dei valori che il nostro Paese incarna. In primo luogo, nel Mediterraneo stiamo lavorando al rafforzamento della capacità di prevenire sorprese strategiche attraverso la presenza militare nel bacino centrale e orientale, funzionale al sostegno delle attività politico-diplomatiche volte a tutelare gli interessi nazionali, mantenendo un approccio bilanciato e dialogante e prevenendo la spiralizzazione di quelle dinamiche conflittuali che vedono sovrapporsi gli interessi degli stati rivieraschi, in special modo nel Mediterraneo orientale. Guardando alla porzione orientale del Mediterraneo, la presenza militare in Libano continuerà ad assolvere funzioni di stabilizzazione, nonché di supporto alle forze legittime che costituiscono un bastione contro il degrado delle condizioni di sicurezza, contribuendo dunque alla prevenzione delle crisi. Nella vicina penisola balcanica, l'Italia rappresenta un importante polo di riferimento quale media potenza regionale e l'impegno militare si caratterizza coerentemente attraverso la partecipazione alle operazioni NATO KFOR in Kosovo e Unione Europea EUFOR Althea in Bosnia Erzegovina, contribuendo alla prevenzione del riacutizzarsi delle recenti tensioni e incrementando la nostra capacità di monitorizzare e di monitorizzazione e previsione degli sviluppi di sicurezza regionale inestricabilmente legata a quella del nostro Paese. Anche in questo caso le operazioni militari stricto sensu sono accompagnate da attività di cooperazione militare e coordinamento con altri Paesi della regione in maniera funzionale alla stabilità dell'area.
in questa regione, ritengo utile riportare alla loro attenzione la prossima assunzione del ruolo di comando della già citata operazione KFOR, prevista in autunno al completamento di un periodo annuale di comando ungherese. Nel vasto continente africano, sempre più frontiera avanzata dell'Europa e retrovia dei flussi di instabilità che si veicolano verso il nostro paese attraverso il Mar Mediterraneo, le principali aree su cui concentrare la nostra attenzione continuano ad essere il Sahel, il Golfo di Guinea, il Corno d'Africa. Nel Sahel, in virtù dell'involuzione delle relazioni tra le autorità maliane e la comunità internazionale, abbiamo recentemente ridotto il livello di impegno in Mali con la conclusione delle attività della Task Force Takuba, dando invece priorità ai supporti di natura bilaterale verso il Niger, le cui autorità politiche paiono garantire una stabilità di medio termine che risulta fondamentale per capitalizzare gli sforzi di costruzione delle capacità locali. Nel Golfo di Guinea continua la presenza navale e militare a protezione degli interessi nazionali in un'area di crescente importanza per l'approvvigionamento energetico e la libera circolazione del traffico mercantile, ma anche tra le più instabili e insicure del pianeta, con risultati già apprezzabili a 2 anni dall'avvio delle iniziative nella regione. Nel Corno d'Africa continuiamo ad essere impegnati in un'azione di stabilizzazione mediante il supporto, rafforzamento e consolidamento delle istituzioni militari dei paesi della regione. Paesi questi dove spesso hanno origine fenomeni migratori e attività criminali, tra cui la pirateria, e che incidono sulle Sea Line of Communication di interesse nazionale. Passando al Medio Oriente, abbiamo operato per assumere un ruolo di primo piano nelle iniziative internazionali, in una cornice di rispetto delle volontà dei paesi della regione e della legalità internazionale. In particolare, dal mese di maggio abbiamo assunto in Iraq, che ricordo essere uno dei principali fornitori di greggio per l'Italia, il comando della NATO Mission Iraq, acronimo NMI, finalizzata al sostegno delle istituzioni securitarie irachene al fine di mantenere un ruolo di interlocutore privilegiato del paese medio orientale, ed è proprio in questa direzione che va il mio viaggio prossimo in Iraq per confermare il nostro interesse strategico nell'area e per supportare concretamente l'assunzione del comando da parte italiana della missione. Nel contempo abbiamo preservato la contribuzione alla coalizione per il contrasto al terrorismo del sedicente Stato Islamico, soprattutto nel settore informativo. Inoltre, da pochi giorni deteniamo il comando tattico dell'iniziativa EMASO, che è l'acronimo per European Maritime Awareness in Strait of Hormuz, area vitale per la politica energetica nazionale. Anche in questo caso l'obiettivo è mantenere un approccio dialogante verso tutti i paesi della regione, supportando al contempo, attraverso lo strumento aeronavale italiano, il mantenimento di un'adeguata consapevolezza della situazione marittima, con riferimento alla sicurezza e piena fruibilità di una via di comunicazione nodale per i traffici globali. Questo ruolo profilato in Medio Oriente, ulteriormente enfatizzato dalla missione bilaterale di supporto alle forze armate del Qatar in occasione dei mondiali di calcio 2022 che si terranno a fine anno, ha anche l'ambizione di valorizzare a fattor comune le risorse e capacità del sistema paese anche attraverso la testimonianza portata dalle nostre operazioni militari. Il nostro impegno per la sicurezza internazionale si svolge anche attraverso la nostra partecipazione alle missioni di pace promosse dalla NATO, dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite, che costituiscono il perimetro politico e di valori a cui l'Italia è saldamente ancorata. Più in dettaglio, nel quadrante nord e in quello orientale della NATO, abbiamo incrementato il contributo al potenziamento dei dispositivi dell'Alleanza, in chiave di solidarietà alleata, nel quadro della rafforzata deterrenza e difesa collettiva e delle misure di rassicurazione tra alleati. L'insieme degli impegni della difesa è costituito dalla somma di quanto recentemente indicato dal Governo con la delibera trasmessa al Parlamento e di quanto già previsto dal Decreto Legge 25 febbraio 2022 numero 14. L'Italia si conferma alleato affidabile e imprescindibile attraverso gli impegni assunti in ambito NATO, in particolare attraverso il contributo ai dispositivi di vigilanza estesa nel sud-est europeo, cui contribuiremo mediamente con un contingente in Ungheria e l'assunzione del ruolo di paese guida, ovvero Framework Nation, in Bulgaria, per un totale di circa 1.000 tra donne e uomini. Contestualmente abbiamo rafforzato in termini di mezze risorse il nostro contributo ai dispositivi navali e aerei dell'Alleanza, garantendo una più continua attività di vigilanza e protezione degli spazi aerei, in particolare nel 2022 in Romania, Islanda e Polonia,
e degli spazi marittimi, soprattutto nel Mediterraneo e nella sua porzione orientale. Nel complesso, nel 2022, circa il 30% degli impegni dello strumento militare nazionale, in termini di personale impiegato, sarà devoluto a impegni in ambito NATO, una percentuale nettamente più alta dello scorso anno, a conferma dello sforzo compiuto in risposta alla crisi ucraina. Contestualmente, l'Italia continua ad offrire il proprio contributo di risorse, partecipazione alle missioni e operazioni e idee per contribuire al rafforzamento della politica di sicurezza e difesa comune. La recente adozione della cosiddetta bussola strategica, seguita dalle molteplici iniziative già in atto per la sua implementazione, ci vede un attore trainante nello sforzo volto a rendere l'Unione Europea un fornitore di sicurezza dotato di maggiore autonomia strategica, sia sul piano tecnologico-industriale che di capacità di intervento, ovvero di catena di comando e controllo militare. A conferma di questo approccio, abbiamo confermato e incrementato i nostri impegni complessivi nelle principali missioni e operazioni dell'Unione Europea, ricordando che deteniamo il comando dell'operazione EUNAVFOR Med Irini e il comando tattico della missione addestrativa EUTM Somalia. Il nostro Paese, in linea col dettato costituzionale, continua a riconoscere la necessità di un sistema internazionale basato sulla legittimità e legalità che trova il principale riferimento nella Organizzazione delle Nazioni Unite, alle cui missioni l'Italia fornisce un importante contributo, soprattutto concentrato nella missione UNIFIL in Libano, di cui abbiamo nello scorso febbraio ceduto l'incarico di Force Commander e Head of Mission, mantenendo comunque pressoché inalterato, nella sostanza, il nostro impegno complessivo. In chiusura desidero fare riferimento ai processi autorizzativi della legge 145/2016, al termine di questa rapida disamina della delibera discendente dalla legge stessa. In anni recenti lo Stato Maggiore della Difesa ha riflettuto sui meccanismi previsti da questo strumento normativo non sempre compatibili con quelle relative alle eventuali necessità di impiego di forze in prontezza o comunque con brevissimo preavviso, come nel caso delle forze di reazione rapida della NATO o della costituenda Rapid Deployment Capacity dell'Unione Europea. In questo contesto ritengo che l'esperienza della crisi ucraina ci fornisca un utile strumento di riflessione. La pronta decisione governativa di adottare il decreto legge 14 ha mostrato che a fronte di una chiara volontà politica vi è la possibilità di procedere al lancio di nuove missioni o di prolungare quelle in essere in tempi estremamente ristretti, autorizzando dunque i competenti organi della difesa a realizzare le discendenti attività operative in maniera tempestiva e ottenendo l'autorizzazione parlamentare nei modi valutati congrui dall'autorità politica. Tuttavia, alla luce di un contesto geostrategico sempre più complesso e in rapida trasformazione, e in questo riprendo alcune considerazioni emerse durante le presentazioni delle delibere avvenute il 12 luglio, si evidenzia la necessità di una riflessione sull'adeguatezza dell'architettura concettuale alla base della legge 145/2016, nata in un contesto ormai evidentemente superato. Oggi ci viene richiesta prontezza e velocità decisionale e, salvaguardando rigorosamente i principi democratici cardine, occorrerà intervenire sulle dinamiche di approvazione. La nuova età dell'incertezza, dominata dalla pervasività e trasversalità dei nuovi domini cibernetico e spaziale, vedrà verosimilmente l'affermarsi di attività ostili difficilmente attribuibili né collocabili in specifiche aree geografiche. Questa indeterminatezza, ampliata dalle criticità legate alla guerra ibrida, potrebbero portare la difesa a dover fronteggiare scenari operativi complessi che richiedono necessariamente modalità esecutive innovative e flessibili. Tali osservazioni potranno, a mio parere, essere oggetto di una più approfondita e matura riflessione al termine della crisi ucraina, da mettere a sistema con le ulteriori esperienze accumulate in seguito all'intervento nazionale in Libano dopo l'esplosione del porto di Beirut dell'agosto 2020 con la Task Force CEDRI, nonché dell'attività di evacuazione del personale dall'Afghanistan nell'agosto 2021 con l'operazione Aquila Omnia. Presidenti, onorevoli membri delle commissioni, sono quindi al termine di questa mia disamina sugli impegni internazionali previsti per il 2022. Lo sforzo della difesa in un contesto complesso e mutevole quale quello attuale richiede sempre maggiore flessibilità, professionalità e prontezza. Posso assicurare che si tratta di capacità che hanno da sempre caratterizzato le nostre forze armate negli scenari internazionali in cui hanno operato, riscontrando l'apprezzamento ed il riconoscimento sia dei partner che delle popolazioni a cui portiamo supporto e assistenza.
Per conseguire questi risultati, le nostre donne e i nostri uomini, militari e civili, assolvono i propri compiti con professionalità e spirito di abnegazione. E posso confermarvi che continueranno a farlo, in tutte le missioni assegnate e ovunque siano chiamate ad operare, dando il massimo e continuando a garantire lustro al nostro Paese. Grazie. Grazie ammiraglio, e tramite suo vogliamo ringraziare tutti gli uomini e le donne delle Forze Armate impegnate in un insieme di missioni davvero ampio, diciamo, per ampiezza geografica ma anche per consistenza numerica e per difficoltà. Ho già alcuni iscritti a parlare, come sempre faremo un primo giro in cui alterniamo Senato, Camera e uno per gruppo, e poi potremmo ovviamente fare un secondo giro. Potete eventualmente rivolgervi ai funzionari oppure alzare direttamente la mano. Lascio subito la parola all'onorevole Borghi, che l'ha chiesto per primo. Grazie Presidente, grazie Ammiraglio. Desidero per parte mia e anche a nome del gruppo del Partito Democratico associarmi alle parole della Presidente di apprezzamento e di ringraziamento per il lavoro che le nostre donne e i nostri uomini in divisa stanno svolgendo al servizio della Repubblica, e quindi attraverso di lei esprimere questi nostri sentimenti di gratitudine. E anticipo il giudizio rispetto e la valutazione rispetto anche alle parole che lei ci ha fatto in questa relazione, che appaiono di condivisione e di sottolineatura di alcuni elementi importanti. E anche per questi aspetti mi permetterò anche di farle una domanda specifica. Certamente i richiami che lei ha fatto innanzitutto al rafforzamento del quadro valoriale della nostra politica di difesa, e il fatto che la nostra attività è soggetta, subordinata, indirizzata dai valori fondamentali della nostra Carta Costituzionale e dal sistema di valori che sottende al nostro regime di alleanze, in questa epoca di dottrina Gerasimov imperante in alcune parti del pianeta, non è retorica, anzi è un elemento strutturale, e per questo la vorrei ringraziare, perché è uno degli elementi che caratterizza il grande momento storico che noi stiamo vivendo, e cioè il contrasto, il conflitto, la tensione tra i sistemi democratici e i sistemi autocratici, che stanno vedendo una sorta di scriminatura. Ora noi abbiamo tutti, o meglio, avevamo, perché sembra che il quadro informativo tende a, come dire, a mettere in sottopiano gli elementi strutturali, e quindi la cronaca sembra a volte imporre dei ritmi diversi rispetto alle esigenze di affrontare le priorità vere, che sono quelle della guerra e delle crisi conseguenti. Ma avevamo fino a poche settimane fa o pochi giorni fa tutti negli occhi le immagini dell'Ucraina e di tutto quello che ne consegue. Ma noi sappiamo, almeno queste commissioni lo sanno benissimo, che questo tema della tensione fra le democrazie e le autocrazie non nasce con l'Ucraina. E per andare solo indietro di qualche mese, abbiamo visto cosa è accaduto in Afghanistan nel momento in cui i rappresentanti delle democrazie hanno fatto determinate scelte. È tornato un mondo che qualcuno immaginava non ci fosse più, ma quel mondo semplicemente non si affacciava perché c'era un intervento anche militare delle democrazie. Quindi questo tema valoriale è sicuramente uno degli importanti elementi che presidiano la costruzione di quello che lei oggi qui ci ha parlato, di un nuovo paradigma di deterrenza, dell'adeguamento dei sistemi difensivi, della rivoluzione in atto nel sistema delle tecnologie militari. E vorrei anche ringraziarla per il richiamo che giustamente lei ha fatto sia ad alcuni elementi che molte volte sfuggono rispetto alle questioni importanti e centrali. Penso al tema della difesa aerospaziale, in un contesto nel quale c'è il Far West sopra le nostre teste. E quel Far West può essere occupato molto rapidamente da chi ha intenzioni bellicose e che attraverso gli strumenti militari vuole imporre standard, modalità, sistemi di vita, controlli delle nostre società.
e credo sia molto giusto questo richiamo in questa sede, perché il legislatore, naturalmente non da solo, perché è un tema di carattere globale, ma nel quadro delle alleanze deve porsi l'esigenza di intervenire sia dal punto di vista tecnologico, con la nostra presenza, col rafforzamento della nostra capacità. Ricordo che l'Italia è la sesta potenza spaziale al mondo, non siamo proprio gli ultimi arrivati, e deve consentirci di poter fare anche una serie di scelte importanti. Così come credo molto significativo sia stato il suo richiamo rispetto al tema dell'Africa e al tema di una esigenza che complessivamente tutti dobbiamo avere, perché non c'è dubbio che tra le crisi che sono state innescate dalla vicenda ucraina c'è anche il tema della crisi energetica. E se immaginiamo di sostituire alla Russia l'Africa come serbatoio di riferimento della nostra alimentazione energetica, sarebbe da ipocriti non porsi il tema della tutela, della difesa, anche militare, delle nostre catene di approvvigionamento in quel contesto. E quindi dentro questa cornice, quindi, ammiraglio, noi crediamo che sia importante avere politicamente la consapevolezza che quello che è accaduto in Ucraina determina il fatto che l'Europa è al centro della contesa e che nulla sarà come prima. E che quindi credo sia molto corretto il richiamo che lei ci ha fatto all'adeguamento normativo, legislativo degli strumenti con i quali voi vi muovete a nome per conto del Parlamento e quindi rappresentando la Repubblica Italiana. Ed è un tema che credo dovrà essere oggetto di particolare approfondimento. In questo senso, e concludo, una domanda specifica, perché credo abbia colpito molto, sicuramente ha colpito chi le parla, l'intervista dell'ammiraglio Credendino di, credo, qualche settimana fa al principale quotidiano italiano, con la quale comunicava la presenza, peraltro temi come dire, conosciuti a livello di comparto, di 18 navi russe e di alcuni sommergibili armati che attraversano il teatro del Mediterraneo. Ecco, è evidente che questo è un tema, come dire, sul quale dobbiamo porre alcune riflessioni, ma io volevo farle una domanda specifica, perché nella affermazione dell'ammiraglio Credendino si diceva che stiamo presidiando questa attività con due delle quattro FREM di cui disponiamo. La domanda è abbastanza scontata a questo punto. Abbiamo anche e soprattutto dal punto di vista antisommergibilistico l'adeguata dotazione tecnico-operativa per poter far fronte a una situazione di questo genere o ad una escalation che non necessariamente deve essere negativa e nefasta. Anzi, speriamo tutti che, anche a seguito della recente visita del Presidente Draghi e di molti ministri, tra cui il Ministro della Difesa ad Ankara, ci possa essere un quadro di stabilizzazione del teatro mediterraneo, ma è evidente che nel percorso di stabilizzazione del teatro mediterraneo un ruolo di deterrenza militare è sicuramente un ruolo essenziale. Quindi sarebbe interessante conoscere il suo parere in proposito. Grazie. Grazie Onorevole Borghi. Senatore Candura. Grazie Presidente, beh, ringrazio l'ammiraglio per la relazione molto interessante e come sempre dettagliatissima. Io parto da un suo assunto. Negli ultimi anni la minaccia russa non è più un potenziale, ma è qualcosa di attuale. Quantomeno l'intervento in Ucraina dimostra che siamo in una fase, diciamo, dinamica delle relazioni internazionali in cui si passa alle vie di fatto, anche in territorio europeo. Di qui l'approfondito e ampliato impegno delle missioni che Mediterraneo è il nostro bacino naturale, come diceva prima giustamente l'ammiraglio, a est a tutela degli alleati dell'Europa orientale eravamo già presenti, saremo presenti ancora di più in maniera più incisiva e, ahimè, con una consapevolezza di un certo realismo nel pericolo da est. E quindi mi concentro su due aspetti, uno dei quali toccato dal collega, se non sbaglio, del Partito Democratico, deputato prima, cioè di fronte alla minaccia SOM dei russi, nella quale dai tempi della Guerra Fredda eccellono, a che livello siamo noi come Italia in particolare? E sempre come Italia in particolare, di fronte alla minaccia, diciamo, dell'arma corazzata in generale, non mi riferisco solamente agli MBT, mi riferisco anche all'importanza dell'artiglieria semovente, in tutte le sue forme, ecco a che punto siamo. Benvenuta la Centauro 2, però io ho l'impressione, da profano, non so se sbaglio, che
quanto potremmo, dovremmo affrontare a est sia ben oltre questa soglia. E quindi arrivano gli elicotteri, gli AV-249, eccetera, per rinnovare i Mangusta, ma sempre... Chiedo anche umilmente dei suggerimenti da parte sua, perché ho l'impressione che forse, parlo dell'Italia in particolare, perché siamo forse un passo indietro. Questa è una mia impressione, ovviamente, quindi chiedo a lei conferma. Grazie. Grazie, senatore Candura. L'onorevole De Idda. Grazie, Presidente. Ammiraglio, tolto che premesso che mi dispiace che nel mio intervento tratterò degli argomenti che poi riproporrò anche ai ministri competenti, ma lei le faccio anche per conoscenza e vorrei anche un suo giudizio o anche un suo commento sullo stato d'arte di alcune situazioni. E mi dispiace, so che lei non c'entra niente in questo, che un decreto delicato, lei non è la prima volta che viene detto che dobbiamo aggiornare la normativa sulle missioni per il cambio geopolitico, perché poi oggi, come vede, noi esaminiamo questo decreto missioni in un clima un po' surreale per la situazione politica o di fragilità politica, perché non voglio dire che domani magari verranno sciolte le Camere o la settimana prossima sciolte le Camere con le missioni già in atto e con un decreto che arriva ad agosto che pregiudica un po' l'attività o rischia di la credibilità anche internazionale e la situazione delle nostre forze armate. Ma una di queste domande è appunto se in questo decreto missioni sono state viste anche o se sono state trattate le regole di ingaggio in alcune missioni, nel senso che più volte noi abbiamo rimarcato al governo quello che è successo in Libia, cioè con la difficoltà del cambio contingente, del problema dei visti, del cambio dell'arrivo dei materiali anche nei teatri operativi, o anche quello che è successo ai nostri comandanti che cambio comandante devono prendere aerei di linea che vanno magari in Turchia, Istanbul, anche per la sicurezza personale del nostro, di chi va a... Cioè, quindi se qualcosa è stato previsto, sa che lei, il Ministro della Difesa, questo glielo dico, aveva dei contratti con una compagnia che adesso non c'è più, quindi vorremmo capire come si muoverà il personale, cioè, se quindi eviteremo di farlo viaggiare con gli aerei di linea nei teatri operativi e quindi se le regole di ingaggio in questo sono state chiarite o no. A tutela del nostro personale, come nella fondamentale anche missione in Qatar c'è sempre anche un problema di tutela, giurisdizione anche su quello che è il nostro personale, cioè se noi qui lì il nostro personale sarà tutelato nei teatri operativi secondo la legislazione italiana. Poi vorrei continuare e vado poi... mi dispiace anche che io spero che ci sia il tempo di rivedere quella 244, perché lei ha detto giustamente che non è mai stato, cioè, la nostra operatività non è mai stata così ampia nel mondo, però fatto sta che voi siete sempre quelli, il numero siete sempre quelli, un anno più vecchi da quando ne abbiamo parlato. E ovviamente c'è bisogno di uno straordinario impegno. L'ultima domanda me l'aveva fatta, è una considerazione che aveva trovato comune noi e il generale Portolano dopo il ritiro in Afghanistan, dove in Afghanistan non avevano fallito le forze armate italiane, cioè le forze armate avevano fatto quello che era stato chiesto a loro, mettere in sicurezza il teatro, quello che era mancato costruire un tessuto sociale economico che supportasse poi la popolazione. E il suggerimento era che voi, quando i nostri migliori ambasciatori, cioè voi, quando andate nei teatri operativi, venite accompagnati dal sistema Italia. In questo caso le chiedo un parere, anche per conoscenza, è stato fatto qualcosa in questo senso o ancora siamo tradizionalmente che dovrà essere fatto questo, essere accompagnati nei vari teatri operativi, nel Sahel, nel Corno d'Africa, lì ci sarebbe bisogno del sistema Italia a vostro supporto. Grazie. Grazie onorevole De Idda. Senatore Gasparri. Grazie Presidente, grazie Ammiraglio per la sua relazione che ovviamente ci offre una serie di spunti anche, come hanno detto altri colleghi, sulle dinamiche
future su quelle in atto. Ovviamente mi auguro anch'io, insomma, che dal punto di vista formale queste misure, questi provvedimenti possano avere la loro definizione a prescindere adesso dalle contingenze politiche che del resto, come dire, sono estranee a scelte che hanno sempre visto larga condivisione, sostegno attraverso le legislature e indipendentemente dai governi. Peraltro, come lei ha rilevato, anche poi queste missioni sono un veicolo importante di immagine e di presenza per l'Italia e probabilmente, come diceva anche poi il collega Borghi, ci sono alcuni quadranti, anche quelli dell'Africa, dove noi abbiamo fatto e facciamo delle iniziative, ma dove forse il quadro va definito meglio, che forse vanno approfonditi in vista anche di quelle che sono le dinamiche, come posso dire, geopolitiche connesse alle forniture energetiche, a tutte le questioni che la storia ha riproposto in maniera brutale, direi, nell'agenda anche della politica e dei governi, di questioni che sembravano archiviate, compreso ovviamente la necessità di una struttura di difesa operativa adeguatamente finanziata, supportata, tant'è che noi abbiamo posto in tutte le sedi anche il problema del raggiungimento di quei traguardi di spesa rispetto al prodotto interno lordo, perché i tempi moderni ci dicono che noi abbiamo un'esigenza più ampia della difesa e anche le cronache di questi mesi ci fanno vedere la fisicità, ahimè, di alcuni conflitti, di alcune situazioni dove sicuramente c'è il controllo dello spazio, il controllo delle reti telematiche, però poi alla fine, come dire, anche noi che non siamo coinvolti in questo conflitto siamo comunque fornitori e tutto questo, visto che poi si prolungano le vicende dell'Ucraina, purtroppo mettono anche a prova diciamo, i nostri magazzini, le nostre strutture, quindi che dovremo rimpinguare. Quindi c'è un problema complessivo che le missioni internazionali e la cronaca attuale ci ripropongono, di investimenti per la difesa, di centralità delle politiche della difesa alla luce delle missioni internazionali che sono l'oggetto di questa audizione, della sua ottima relazione e delle decisioni che anche le commissioni sono nelle condizioni poi di assumere, anche alla luce delle esaustive relazioni che i relatori della Commissione Difesa ed Esteri ci hanno fornito e questo suo quadro molto importante. Quindi noi siamo assolutamente, diciamo, soddisfatti di quello che ci ha detto, stimolati anche a una visione ancora più complessiva e puntuale sui doveri e sugli stanziamenti, anche sugli organici. Discorso che abbiamo affrontato su altri provvedimenti che speriamo di poter concludere, diciamo, nel corso della legislatura, questo non lo sappiamo e che comunque abbiamo già deciso saggiamente di non modificare, salvo fare una riflessione complessiva sullo stato della difesa e sulla necessità di maggiori stanziamenti. Quindi queste erano le considerazioni che volevo rassegnare, confermando l'orientamento di Forza Italia favorevole a questo provvedimento e a tutte le considerazioni, comprese le sue fondamentali, che lo accompagnano. Grazie Mirelli. Grazie senatore Gaspari, onorevole Migliore. Grazie signora Presidente e ringrazio l'ammiraglio per la sua esauriente e completa relazione. Parto anch'io da una considerazione legata al suo impianto di ragionamento, ovvero al quadro valoriale e di precisa collocazione all'interno dei valori costituzionali e del posizionamento strategico dell'Italia, che necessita, alla luce di quelle che sono le nuove minacce e anche quelle che rappresentano le nuove sfide, certamente, e su questo trovo una piena condivisione con la sua analisi, degli elementi che vanno aggiornati, sia dal punto di vista del quadro normativo, sia per quanto in particolare per i processi autorizzativi, sia per quanto attiene alla dotazione di mezzi e personale. Non mi dilungo troppo su questo perché vorrei fare delle domande anche più precise. In particolare partirei dal Sahel. L'evento che si è determinato qualche tempo fa, qualche diciamo giorno fa, dell'arresto di alcuni caschi blu da parte della giunta militare maliana, rappresenta un salto di qualità all'interno di quel paese e credo che la domanda che le voglio fare è quale atteggiamento, al di là della necessaria collaborazione con il Niger, che rappresenta certamente un governo dialogante, ma che per metà paese non è sotto il controllo del governo legittimo, in particolare l'area
che è controllata di fatto dalle organizzazioni terroristiche, come ci si intende muovere in quel quadrante che potenzialmente è quello più prossimo dal punto di vista della minaccia terroristica. In relazione in specifico a questo contesto, c'è nella nuova modalità di guerre ibride, che sono telematiche, tradizionali, quella di un evento e di un contesto come quello determinato dalle truppe Wagner, perché le truppe diciamo mercenarie ci sono sempre state, ma truppe mercenarie immediatamente e riconoscibilmente legate ad uno Stato, effettivamente, almeno nella mia diciamo limitata esperienza, non me le ricordo in maniera così evidente. Ora, come ci si comporta operativamente nei confronti delle truppe Wagner? Perché siccome sono responsabili della sicurezza di alcuni paesi, in particolare in Africa, e in altri sono ampiamente contributori di destabilizzazioni, non solo in Africa, sono stati in Siria, ovviamente sono anche in Ucraina, volevo chiedere dal punto di vista proprio del dispositivo di reazione nei confronti di queste milizie, se diciamo ci si comporta come nei confronti di un esercito regolare o di un'organizzazione terroristica. Questo diciamo per essere molto preciso nella domanda. La seconda osservazione invece riguarda la missione in Libano, missione in maniera eccellente, seguita ovviamente e voluta fortemente anche dal nostro Paese in ambito multilaterale, in relazione allo sviluppo anche politico di quel Paese che dopo le elezioni del 15 di maggio non vede più un governo stabile. Prima c'era un governo stabile più che altro sotto il controllo di Hezbollah. Siccome il nostro contingente è nell'area sud, quella cioè controllata di fatto da Hezbollah, se questo ha un effetto. Il terzo punto riguarda invece la modalità operativa con la quale le forze armate contrastano la minaccia ibrida telematica. Ovviamente noi sappiamo che su questo versante è impegnato soprattutto l'AISE, quindi l'intelligence. Volevo capire se c'erano degli elementi di diciamo ulteriore sviluppo che riguardano anche le nostre forze armate, ovviamente di concerto con la nostra intelligence. Grazie. Grazie onorevole Migliore. Io avendo soltanto due scritti per il secondo giro lo continuerei e quindi darei la parola al senatore tre, va bene, però continuerei lo stesso e darei subito la parola al senatore Formentini e poi agli altri due che lo hanno chiesto. Onorevole, è che voleva un auspicio perché ci dispiace insomma che non sia venuto al Senato, chissà adesso prossimamente. Grazie Ammiraglio, come Lega rinnoviamo tutto il nostro supporto alle nostre forze armate che sono sempre al lavoro a difesa della pace, della democrazia e delle regole internazionali. E io vorrei porle un tema difficile, complesso. Ci ha detto con sincerità che è amplissimo l'arco geografico in cui sono dispiegate le nostre forze armate oggi, numerosissime sono le missioni e qui ancora una volta auspichiamo che si riesca a raggiungere a una razionalizzazione degli impegni e sicuramente non efficace essere presenti in alcuni teatri sotto tre insegne diverse nello stesso momento, però quello che chiederei io è un quadrante ulteriore di impegno delle nostre forze armate, quantomeno come presenza proprio a difesa di quei valori che noi tutti vogliamo difendere, ovvero i valori della democrazia contro la assertività delle autocrazie. Mi riferisco al quadrante dell'Indo-Pacifico.
Come Commissione Esteri abbiamo approvato una risoluzione chiedendo che si elabori una strategia coerente del nostro Paese su quell'area che è fondamentale per la libertà di navigazione, che lei ha evocato parlando del Golfo di Guinea, però riteniamo che quella sarà l'area dove si deciderà il futuro della democrazia, il futuro delle nostre economie. Pensiamo a una democrazia fiera come Taiwan, quanto è importante anche per la nostra economia con la produzione di semiconduttori. Ecco, allora l'auspicio e al contempo la domanda che le pongo è se vedremo nel prossimo futuro, ha menzionato un possibile ampliamento del nostro impegno, una nostra fregata nelle acque dello stretto di Taiwan per un'esercitazione. Grazie. Grazie onorevole Formentini e passo la parola all'onorevole Occhio Nero che è da remoto. Grazie Presidente e grazie Ammiraglio per la sua relazione. Io vorrei partire dall'ultimo vertice tra i capi di Stato e di Governo che si è tenuto a Madrid, in cui è stato adottato il nuovo concetto strategico della NATO ed è emerso che la Federazione Russa in realtà rappresenta la minaccia più significativa per la stabilità e per la sicurezza degli alleati e per la stabilità e la pace anche dell'area euroatlantica. Ed è stato evidenziato sempre in questo vertice che il potenziamento militare della Federazione Russa in realtà nel Baltico, nel Mediterraneo, nel Mar Nero rappresenta veramente un pericolo e mette a repentaglio la nostra sicurezza e anche i nostri interessi. Questo quindi è lo scenario. Allora io vorrei chiederle brevemente come le nostre forze armate intendono incrementare la capacità e anche i programmi per essere in linea con queste sfide e queste esigenze che emergono appunto nel nuovo concetto strategico proprio dell'Alleanza Atlantica. Grazie. Grazie, onorevole Occhionero. Onorevole Boldrini, anche lei da remoto. Sì, grazie Presidente, ringrazio l'ammiraglio per la sua relazione. Io volevo chiedere qualche informazione aggiuntiva in merito ad alcuni punti. Intanto se può magari farci capire meglio la presenza nostra in Qatar, in che modo verrà sviluppata, perché mi sembra una presenza diciamo di cui non abbiamo ancora avuto dei dettagli per capire quale sarebbe lo scopo di questa missione, quanto durerebbe e in che contesto si sviluppa. Poi riguardo alla Libia vorrei capire, perché non so se io mi sono distratta, ma non mi pare che ci sia stato diciamo un approfondimento sulla Libia, vorrei capire che cosa si prevede per la nostra presenza in Libia, i terms of reference di Irini, che dovrebbero essere diversi rispetto a quelli dell'anno precedente, e come diciamo tutto questo si inquadra, perché ancora abbiamo il problema della guerra in Libia, delle violenze che sono messe in atto sia ai danni dei libici ma anche ai danni dei migranti che vengono detenuti in luoghi assolutamente non minimamente riconducibili a dei centri di detenzione, e vorrei capire qual è il nostro ruolo rispetto alla Guardia Costiera Libica, cioè qual è il ruolo che svolgeremo, perché da quello che sappiamo non sarà più la formazione che passa ad Irini, ma Irini poi è a comando italiano, quindi in qualche modo diciamo ci rientriamo comunque. E in ogni caso, cosa resta della nostra collaborazione con questa Guardia Costiera, che come lei ben sa ha degli elementi molto forti di criticità, in particolare per quanto riguarda le attività di soccorso mirate al rientro in Libia, quindi nei luoghi di detenzione dove viene praticata sistematicamente la tortura, come documentato al Consiglio di Sicurezza dal segretario generale dell'ONU Guterres. Quindi che tipo di sostegno noi diamo a questa Guardia Costiera? E poi, come altro punto, mi ricollego a quanto detto dal collega Migliore in merito a queste presenze non ben identificate
che definirei paramilitari di Wagner, così come dei contractors americani e anche queste, diciamo, queste formazioni che negli anni si sono sviluppate anche nella ex Jugoslavia. Lei lo ricorderà, il regime di Milosevic usava forze paramilitari che rispondevano a lui, in particolare io ricordo bene le cosiddette tigri di Arkan. Quindi, siccome questo sistema di delegare, tra virgolette, il lavoro sporco a queste formazioni, che però fanno capo diretto a enti statali, si sta diffondendo, ecco, capire come si può inquadrare questo, cioè che tipo di responsabilità ci sono e come va gestita una situazione che è in diffusione e nei diversi scenari. E come ultimo punto, lei ha parlato di un rafforzamento ad est, non ci sfugge il motivo per cui questo avviene, ma io mi chiedo e le chiedo soprattutto se poi questo rafforzamento ad est, per motivi del tutto legittimi, possa in qualche modo andare a diminuire la presenza a sud, dove invece per noi il paese mediterraneo è una presenza che dovrebbe persistere e non essere ridotta per necessità che magari adesso in questo frangente riguardano l'est, ma sappiamo bene appunto che le minacce provengono anche da sud e comunque quelle stesse minacce che si sviluppano a est attraverso mezzi navali e sottomarini possono svilupparsi anche a sud. Quindi le sarei grata se potesse avere delle risposte. Grazie. Grazie onorevole Boldrini, io non ho nessun altro iscritto a parlare, quindi lascio subito la parola all'ammiraglio Capodragone. Grazie Presidente, allora inizio in ordine cronologico ovviamente. Onorevole Borghi, intanto grazie per il supporto. Invitato a nozze l'ammiraglio chiedendo se hanno bisogno di più mezzi, e questo è stato un invito a nozze. Adesso vengo subito alla domanda che è quella relativa alle affermazioni dell'ammiraglio Credendino. Io vengo da quella parrocchia, quindi c'è abbastanza continuità, no, ovviamente fra noi due. Sì, la presenza della flotta russa, io mi ricordo ai miei tempi quando ero in Marina, all'inizio era il SOVMDRON, Soviet Mediterranean Squadron. La presenza russa è più marcata rispetto a prima, anche perché in base al trattato di Montreux, la Turchia ha chiuso gli stretti, non li fa accedere agli stati belligeranti, che poi a questo punto qui è soltanto la Russia. Questo non permette un turnover che era auspicabile dal punto di vista delle forze della Federazione, e quindi questo imbottigliamento anche ha causato, diciamo, la presenza. Però ecco, una presenza che comunque sia su cui dobbiamo ormai considerare, probabilmente sarà duratura, endemica, anche perché io continuo a ribadire che la crisi ucraina avrà effetti marcati, molto marcati sul Mediterraneo. La nostra postura SW, quindi antisommergibile adeguata, di fronte a questo incremento dobbiamo veramente fare dei calcoli. Attualmente la Marina sta collaborando, sta lavorando a pieno ritmo in Mediterraneo, soprattutto anche coordinandosi e collaborando con le marine alleate, nel senso che con la flotta americana, che anche qui si è posizionata in Mediterraneo, specificatamente a est, quindi nella zona basso Adriatico, c'è stata la flotta francese, c'è stata la Queen Elizabeth, quindi c'è stato anche un ripopolamento da parte delle flotte alleate, e tutte hanno comunque sia riorientato anche i loro sforzi, al di là del messaggio di proiezione ipotetica di potenza verso est per dare un senso di solidità all'alleanza assieme alle altre misure. C'è anche stata questa necessità di tracciare, di marcare, di identificare, di far sentire la nostra presenza nei confronti delle unità della Federazione. Ma non sono solo loro, sono presenti anche tanti battelli di stati rivieraschi molto assertivi, diciamo, sono battelli dell'Algeria che sono, diciamo, allo stato dell'arte, sono preso a classe Kilo, e quindi anche questo è un motivo di attenzione da parte nostra. Il nostro dispositivo SW, che è fatto da sommergibili, fatto da navi, fatto da aerei, probabilmente verrà rinforzato
sicuramente sulla dimensione aerea, sulla dimensione navale avrà necessità di essere rinforzato. Attualmente sta reagendo, però dobbiamo fare in modo tale che ci sia poi nel futuro, siccome io presumo che questa situazione condivisa con l'ammiraglio Credendino perdurerà nel tempo, non sarà uno sforzo da operare tappandosi il naso e entrando in apnea per più tempo possibile, dovremo vedere un attimino questo dispositivo. Sicuramente, ripeto, il dispositivo aereo sarà oggetto di probabilmente incremento, ci sarà anche la parte navale che dovrà essere orientata opportunamente per far fronte a questa minaccia. Noi abbiamo avuto il plauso degli americani perché le nostre classe FREM hanno scoperto e tenuto contatti a distanze inimmaginabili per le navi americane, francesi e inglesi, quindi anche questo se ne è parlato poco, ma se vogliamo metterci questa medaglia sul petto mettiamocela perché la siamo meritata. Dovremo comunque sia essere attenti a questa minaccia, sicuramente qualcosa verrà fatto. Io credo che anche un buon dialogo con la Turchia possa essere foriero di sinergie e condivisione dello sforzo, anche perché un domani potremo essere chiamati a uno sforzo di pulizia del Mar Nero, di tutto quello che attualmente sta nell'ambito del confronto, popolando l'acqua e la superficie e la parte subacquea del Mar Nero. Quindi ecco, credo che probabilmente con una potenza che è assertiva, che è una potenza che tutto sommato dice la sua in maniera abbastanza chiara, però ecco, si tratterà anche di trovare un asse di dialogo che io personalmente a mio livello sto perseguendo con il mio collega, ho trovato sicuramente sintonia, però ecco, sicuramente la minaccia subacquea c'è, va affrontata, l'Italia è una eccellenza in questo, ma lo farà probabilmente anche in coordinamento con le altre marine interessate, che non sono poche, mettiamoci anche la marina greca, quella egiziana, cioè, insomma, ci sono un pool di nazioni che potrebbero nel prossimo futuro condividere questo interesse e quindi condividere anche gli sforzi. Ma la marina e la difesa italiana, quindi aeronautica e marina in questo senso, si opereranno per riorientare le proprie scelte anche in questo senso, perché è una richiesta ed è una esigenza che l'attualità ci detta. Non so se ho risposto alla sua domanda. Bene. Senatore Candura, sì, la minaccia russa si è manifestata in tutta la sua prepotenza. Il rafforzamento est sì, è un dato di fatto, l'abbiamo elencato nella relazione che ho da poco enunciato. La minaccia sommergibile, più o meno dovrei aver risposto alla domanda, se c'è qualcosa di più da dire ovviamente lo chiedete, io sono disponibilissimo a farlo. Noi siamo messi come Italia, noi siamo sempre stati un'eccellenza in questa, come dicevo, però adesso la popolazione subacquea è particolarmente, particolarmente alta e quindi, ripeto, riorienteremo un po' le nostre scelte anche in questo senso. La minaccia corazzata, abbiamo sentito rumori di carri armati e di artiglierie, non dico che non ci aspettavamo, ma sicuramente abbiamo passato anni e anni e anni a prepararci alle minacce asimmetriche, quindi forze prontamente impiegabili, proiettabili, eccetera. Anche qui l'esercito, secondo me, è una forza armata che necessita di maggiore attenzione, anche nell'ottica delle evoluzioni di questo scenario. Lo stiamo facendo, ci sono tantissime iniziative e io credo molto anche nell'ottica di creare una colonna industriale europea a una colonna operativa europea di cui abbiamo bisogno di entrambi. Quindi anche in questo senso io sono forte sostenitore di attività internazionali a livello europeo con gli alleati storici. Siamo in particolare feeling in questo periodo, e spero che duri ovviamente, con la Francia, con la quale c'è un dialogo continuo sia a livello politico, ma soprattutto parlo per il mio caso con il mio omologo francese, in cui abbiamo veramente condiviso le minacce da identificare, le minacce da contrastare e come contrastarle, e la parte dei mezzi dell'esercito in tutta la gamma sono sicuramente all'attenzione. Stiamo sviluppando esigenze operative attagliate anche agli avvenimenti che hanno caratterizzato il recente passato e credo che questo sia nell'agenda nostra una priorità. Insieme, per esempio, per non trascurare l'aeronautica, quello del trasporto strategico. È un altro elemento che sicuramente è
al vertice della nostra wish list e che deve sicuramente trovare spazio e trovare linee di finanziamento perché è necessario. Quindi anche questo lo dico, anche se non è stata richiesta, ma perché voglio che sia chiaro che ci muoviamo, siamo più o meno in maniera bilanciata con tutte le forze armate per le varie esigenze che ci rappresentano. Diciamo che fuori tutto quella dell'esercito, come veniva richiesto, è tra tutte quella un pochettino più necessaria di attenzione e lo stiamo facendo. Risposto alla domanda? Onorevole De Idda, eccomi. Mi dice che farò le stesse domande anche ai ministri, vorrei rispondere dopo di loro se potessi, però non ce la faccio perché sono la più recluta, quindi mi tocca parlare per primo sperando di non dire asinate. Le leggi e norme, ho fatto un breve flash, non è tantissimo il mestiere, io sono un fruitore di leggi e norme, sicuramente ci abbiamo qualche cosmesi da fare, perché l'abbiamo visto recente, abbiamo visto a volte ritardi endemici nel sistema, che possono essere corretti sicuramente sì, abbiamo avuto esempi di attività virtuose che ci hanno permesso di concretizzare la volontà politica in breve tempo e quindi essere in grado di dare risposte come ci venivano richieste. Probabilmente, come dicevo, una legge del 2016 è da rivedere, da aggiornare, perché abbiamo visto che tutto sommato ha dei vulnus che sicuramente credo siano l'attenzione del Ministro e su cui sicuramente verranno fatte le opportune modifiche. Dunque, ecco, mi parlava di regole di ingaggio, adesso non vorrei, però noi parliamo di regole di ingaggio in maniera un pochettino più orientata al tattico, all'operativo, diciamo, le regole di ingaggio vengono avallate dal Ministro su proposta del Comando Operativo di Vertice Interforze, che passa tramite lo Stato Maggiore della Difesa, che vengono presentate al Ministro nella fase, diciamo, proprio conclusiva che debba dare il suo placet. Mediamente nelle missioni internazionali noi ci premuriamo di dare dei caveat nazionali in modo tale che si venga salvaguardata la tipicità del nostro approccio al problema operativo e questo, diciamo, lo standard. L'attività che stiamo facendo in Libia, visti, trasporti, eccetera, noi abbiamo patito, io l'ho iniziato l'attività in Libia con le operazioni ipocrite, io ero allora COI, adesso COVI, e ho vissuto la frustrazione di queste, però d'altronde è richiesta una tempestività nell'intervento, non è che si possa aspettare più di tanto, quindi abbiamo fatto affidamento molto sulle note verbali, a volte note verbali firmate da entrambe le parti, a volte proposte in attesa di, però ecco, diciamo, abbiamo lavorato con la auspicata tempestività che ci veniva richiesta, perché se loro ricordano, Ippocrate nasceva dalla battaglia per Sirte fatta dalle milizie di Misurata che andavano a espugnare un caposaldo del Daesh. E quindi abbiamo lavorato in questo senso qua. Abbiamo patito anche la mancanza a volte di un referente, di una controparte solida, statuale, che potesse darci delle risposte. Allora, delle due una, o aspettiamo le risposte o facciamo il nostro mestiere, con le dovute responsabilità. Credo che il generale Figliuolo abbia usato il mio stesso spartito cercando di essere efficace e tempestivo e ovviamente lavorando col nostro corpo diplomatico per fare in modo tale che determinate garanzie fossero comunque garantite, quantunque sulla parola, quantunque su note verbali che hanno avuto un certo periodo di gestazione, ovviamente ben oltre gli standard. Però ecco, adesso facciamo un discorso, non è successo nulla fino adesso, quindi tutto sommato i rischi che ci siamo presi, tutto sommato a fronte della necessità che c'era e delle richieste che venivano fatte, sono, credo che siano state, mi sento di condividere, l'ho fatto a suo tempo, di supportare appieno quello che stiamo facendo adesso nel modo in cui lo stiamo facendo per essere efficaci e tempestivi. Qatar, tutela giurisdizionale, le devo dire la verità che non credo ci sia una nota verbale, però non ne sono sicuro, adesso vedo se i miei collaboratori hanno la risposta, se no mi riservo di dare una risposta piuttosto che dire delle stupidaggini, farei così. La 244 speriamo che vada in porto, poi ci sarà il follow on, la 244 speriamo, non c'è più il presidente Gasparri, però sicuramente ci sarà da concretizzare, portare in cascina questo grano subito e poi ovviamente ci lavoreremo, però mi diceva 244 e noi siamo sempre quelli, non è vero, mi scusi se la contraddisco, ma noi stiamo diminuendo, perché noi fino a che non ci dicono che la 244 è aggiornata dobbiamo portarci su quei termini, addirittura per il 1 gennaio 2025, quindi noi ci stiamo dannando l'anima per raggiungere, tenendo le dita incrociate, sperando che la manna ci cada dal cielo al più presto, però
però ci stiamo portando su quei, è doveroso portarci su quei livelli, quindi lo sforzo delle forze armate è ancora a ridurre. Io mi auguro che a breve la tendenza si inverta, però questo, siamo nelle vostre mani in questo senso qua. Afghanistan, non hanno fallito le forze armate italiane. Posso dare la mia interpretazione dell'Afghanistan? Qui siamo al solito discorso in cui un'alleanza che è formata da tot stati si confronta con un unico interlocutore, quindi democrazia contro autocrazia. È una strada in salita quella delle democrazie in questo senso qua, per termini di tempo, per termini di consenso, per termini di opinione pubblica, per termini di giurisdizione, legislazione, eccetera. Io secondo me i talebani, voglio sperare che i talebani di oggi non siano quelli degli stessi di 20 anni fa, quando tutto quanto nacque dalle Torri Gemelle. Due cose secondo me ci sono. Secondo me è una generazione nuova che potrebbe essere, e lo dico uso condizionale, più prona al dialogo, e questa è una responsabilità della comunità internazionale, magari dare un messaggio di apertura, potrebbe essere una chiave o un tentativo che valga la pena di fare. Poi devo essere sincero, nell'Afghanistan l'alleanza ha dato una dimostrazione molto forte di capacità di intervento, e quando tutto sommato usa il bastone lo usa in maniera, diciamo, particolarmente efficace. Poi c'è stata una decisione che ha previsto rientro, abbiamo conseguito la missione, non l'abbiamo conseguita, questo è, forse non è dibattibile, non l'abbiamo conseguita, però io credo che se si riesce con questi talebani a instaurare una forma di dialogo, se, anche se magari le prime indicazioni non lo indicherebbero, anche diciamo, il popolo riesce ad avere una piccola progressione nel loro status sociale verso una forma di esistenza meno compressa e meno misera di quanto fosse prima, forse questo potrebbe essere una luce che mi auspico possa accendersi. Il sistema Italia ci accompagna nei teatri operativi? Ma io direi di sì. Abbiamo sempre, io ecco, ho fatto da quando sono nel mestiere, diciamo, negli ultimi anni, quindi dal 2016 che ero al COI, in tutte le missioni che abbiamo fatto, io ne ho fatte, ho fatto Ippocrate, ho fatto Niger, abbiamo messo su Ippocrate, Niger, Libia, Ippocrate, Niger, Mosul e Lettonia. Noi ci siamo sempre mossi una volta col Ministero degli Interni, uno sempre col Ministero degli Esteri, col Ministero degli Interni, un'altra volta col Ministero della Salute, a volte con addirittura MIUR, cioè il paese si è sempre mosso. A volte siamo andati a fare gli apripista, per esempio in Niger abbiamo paracadutato là un generale che ha fatto un po' di tutto all'inizio perché non avevamo nulla in quel territorio, però ha funzionato anche in quel senso. Poi è arrivato l'ambasciatore, poi sono arrivate le vere e proprie diciamo, forze armate richieste dal Niger, però diciamo che la soluzione è vincente, la forza armata riescono nel loro piccolo a fare anche un po' di attività di diplomazia, di show the flag, ma credo che la sintonia ci sia con le altre articolazioni dello Stato. Credo di dire che tutto sommato ci siamo mossi in maniera sincrona, credo funzionare l'uno agli altri, da quello che ho vissuto io nella mia esperienza pregressa. Senatore Gaspari mi ha detto soltanto che era contento di quello che facciamo, quindi non posso che raccogliere questo credito, lo ringrazio. E soprattutto ha parlato di organici, di stanziamenti eccetera, quindi parliamo di finanziamento che ovviamente abbiamo recepito con grande soddisfazione, quello che è stato fatto dal punto di vista parlamentare per supportare lo sforzo che dovremo essere chiamati a svolgere in futuro, che è superiore a quello rispetto attuale, è uno sforzo superiore ai dettami, ai parametri su cui è stata incastonata la 244, è uno sforzo superiore agli attuali livelli di finanziamento, quindi se dobbiamo andare in quella direzione dal punto di vista operativo dobbiamo supportarci in questi due campi, e mi sembra che stiamo andando nella direzione giusta. Onorevole Migliore, le domande. Dunque, il quadrante Sahel. Allora, il quadrante Sahel ha visto, come dicevo, la crisi tra la comunità internazionale e le autorità maliane. Quindi questo ha generato la cancellazione di Takuba, noi abbiamo ritirato il nostro personale, però come dicevamo col mio omologo francese, lo spirito di Takuba rimane. Difatti sono in corso delle interlocuzioni, è stata la leading nation è stata la Francia, quindi, e anche per questione di influenza nella zona, sono in corso un certo dialogo per capire se lo spirito di Takuba, che rimane vivo, troverà un alveo su cui svilupparsi. Poteva essere Niger,
potrebbe esserlo. Il Niger però per noi ha necessità di essere considerata come prima opzione il rapporto bilaterale che abbiamo, che è un rapporto bilaterale buono, tutto sommato con un governo sostanzialmente stabile che vede nell'Italia un buon punto di riferimento, un buon partner per far crescere il proprio livello delle forze di sicurezza, la propria situazione di sicurezza nazionale. Quindi ecco, rimane questo binario su cui ci stiamo orientando, però ecco, lo spirito Takuba rimane, quindi potrebbe essere, Takuba era una missione contro il terrorismo nella zona, quindi potrebbe essere che trovi una locazione in futuro e se ciò dovesse essere la esamineremo. Ecco, non andiamo al buio, però ecco, sicuramente abbiamo la priorità che è quella della missione bilaterale, la MISIN, e se Takuba dovesse riprendere da qualche parte noi siamo sicuramente interessati a capirne i connotati, a capirne le finalità e eventualmente ad aderirvi se queste rispondono ai dettami del mandato governativo parlamentare. Compagnia Wagner, non credo possano essere totalmente considerati mercenari e nemmeno totalmente considerati terroristi. Quello che dico è l'esperienza che abbiamo vissuto noi quando eravamo nel periodo in cui c'è stata la coesistenza, soprattutto in Mali. Ci siamo ignorati reciprocamente, probabilmente capendo che la situazione era del tutto nuova e probabilmente da affrontare con una certa freddezza e non sicuramente sul campo. È una realtà particolarmente assertiva da parte loro, è una compagnia di sicurezza che potrebbe essere paragonabile a determinate compagnie di contractors, io mi ricordo la Blackwater, che generano dal punto di vista operativo e dal punto di vista normativo e legale un certo numero di quesiti, che credo non siano ancora stati risolti. Noi comunque nel dubbio non abbiamo avuto contatti e siamo stati ben felici di non averne avuto. Però è sicuramente un'area grigia che necessiterà di ulteriori approfondimenti. La missione in Libano. Non c'è un governo stabile, però noi abbiamo sempre avuto come interlocutore molto solido ed è stato quello che viene definito proprio la spina dorsale del paese, l'ELAF, le Lebanese Armed Forces, che hanno sempre fornito un punto di riferimento solido per il nostro interloquire con loro, sia dal punto di vista della missione delle Nazioni Unite, la UNIFIL, sia dal punto di vista della missione bilaterale, la MIBIL. Credo che continuino a esserlo. Purtroppo c'è un problema grosso di finanziamento alle forze armate, tant'è vero che anche noi nelle nostre attività di addestramento, di training, dobbiamo fare conto a una necessità che loro hanno di avere il doppio lavoro, perché se no non credo non riesca ad arrivare alla fine del mese. Quindi i soldati dell'ELAF hanno un'attività parallela chi è meccanico, chi è il distributore, eccetera. Quindi anche questo, contrariamente all'inizio in cui erano full time disponibili, ha dato un certo decremento nell'attività di treni. E noi diciamo commisuriamo e bilanciamo la presenza nostra con la bilaterale, ovviamente in base alla richiesta, perché è inutile tenere persone in più se non servono. Potrebbe essere che incrementino un pochettino nel 2023, però noi siamo pronti a calibrarci in funzione della loro disponibilità. Però ecco, le forze armate libanesi sono una realtà importante, come del resto Hezbollah è una realtà importante nel sud del Libano, dove c'è UNIFIL, e mi risulta che perlomeno fino a quando è rimasto generale del COR, fino a un paio di mesi fa, il dialogo là sotto con Hezbollah per mantenere una situazione bilanciata, calma, eccetera, ci sia stato. Hezbollah è Hezbollah, però voglio dire, siccome era presente in maniera massiva ed era un game changer, un player significativo nel sud del Libano, come si dialogava con Israele, come si dialogava con l'ELAF, ma c'era anche un dialogo aperto con Hezbollah in modo tale che la situazione rimanesse come è rimasta, quindi è stata una scelta vincente, stabile nel sud del Libano, cosa che non può essere data per scontata ovviamente, e vanno considerati al tavolo tutti i giocatori significativi nell'area. Contrasto a minacce ibride da parte delle forze armate, abbiamo visto che c'è cioè l'importanza della minaccia ibrida si è manifestata ovviamente soprattutto nell'evento della crisi della Federazione Russa con l'Ucraina. Noi siamo strutturati con un comando operativo di rete che tratta questo aspetto qua, sicuramente è un dominio decisamente trasversale che sconfina dal crimine all'attacco,
Quindi anche questo è per questo motivo va affrontato sicuramente in questo senso per come sistema paese, quindi abbiamo un dialogo aperto con l'autorità nazionale per la cybersicurezza, col professor Baldoni, con cui stiamo lavorando veramente a quattro mani, perché effettivamente, come ben sapete, la NC, la difesa e gli interni, e poi una quarta colonna che non mi ricordo, però sono le quattro colonne portanti della cyber activity, quindi a tutti gli effetti siamo un elemento portante di questa attività, vogliamo esserci perché è un elemento che nel campo di battaglia, prima soprattutto, ma anche nel campo di battaglia o anche quando vogliamo mantenere il confronto sotto soglia, e comunque sia le forze armate fanno parte di questi eventi, vogliamo esserci, e tutto sommato mi sembra che ci sia la volontà del Paese di avere questi elementi portanti perfettamente equilibrati e in sintonia, lo stiamo facendo. Ripeto, per quanto riguarda le forze armate abbiamo un comando operativo di rete che tratta esclusivamente le attività cibernetiche, le forze armate sono nell'ambito della difesa delle proprie reti, sono strutturate per difendersi, e poi diciamo, tutti gli aspetti successivi nella cyber activity sono ovviamente oggetto di studio approfondito adesso, anche perché cerchiamo di trarre grossi benefici, grosse lesson learned da quello che è accaduto e sta succedendo in Ucraina. Onorevole Formentini, dunque, sì, Indo-Pacifico era il core business. Allora, l'Indo-Pacifico, prima che scoppiasse il bailame, il maracanà ucraino, era sicuramente all'attenzione un po' di tutti. Avevamo gruppi portaerei che passavano dal Mediterraneo, giocavano con le nostre navi, i nostri assetti, e con i nostri aerei di marina aeronautica, e poi mediamente dirigevano verso l'Indo-Pacifico. È un'area importante, noi adesso siamo fortemente attenzioniamo fortemente le zone vicino a casa, perché c'è necessità ovviamente di dare delle priorità. Non escludo che in futuro possiamo essere parte di questo ulteriore espansione. Le nazioni alleate ci hanno già chiesto eventuali partecipazioni in futuro a dispositivi che possano spingersi fino nelle zone, diciamo, più estreme dell'Indo-Pacifico. Personalmente io, ma per stata una mia scelta e perché credo che possa essere comunque funzionale a tutto il sistema paese, ho fatto un recente viaggio in Pakistan, che posso dirvi è una nazione che innanzitutto vuole il dialogo con la comunità internazionale, chiamiamola con l'Occidente, ci ritiene interlocutori privilegiati in questo senso qua, ci sono anche determinate potenzialità per la nostra industria, vorrebbe che noi trasmettessimo un messaggio ai nostri, diciamo, partner, alleati storici, che loro non sono un proxy dei talebani, che loro hanno avuto un canale di dialogo, probabilmente hanno tuttora un canale di dialogo con i talebani, però non è detto, cioè non è che ci sia un link diretto, c'è forte presenza cinese che però ovviamente viene percepita in maniera, diciamo, altalenante, nel senso che c'è questa via della seta, loro hanno una arteria stradale che porta dai confini sud-ovest della Cina fino al porto di Karachi, ma io credo che loro siano desiderosi di aprire un dialogo costruttivo e concreto con noi, e io credo che il Pakistan potrebbe essere una nazione, diciamo, uno stronghold, una nazione, diciamo, ponte per i nostri interessi in quella zona, d'altronde già manifestati con la sosta delle nostre navi a Karachi tutte le volte che si distaccano, fanno una port visit nell'ambito dell'appartenenza ai dispositivi di Atalanta o di transito nelle zone dello stretto di Hormuz e del Golfo Persico, quindi sicuramente c'è un'attenzione loro nei nostri confronti, e credo che questa meriterebbe di essere onorata con ulteriori approfondimenti. Io per quanto mio l'ho fatto ovviamente col benestare del Ministro, e percepisco grandi potenzialità per avere un punto di riferimento per quelle aree adesso lontane, ma che non è detto che lo siano per sempre. Ho risposto alla sua domanda. Onorevole Occhionero, il concetto strategico. Ma il concetto strategico, secondo me, ha dato anche delle risposte che probabilmente sono da rendere disponibili anche per altri miei interlocutori oggi. È stata riconosciuta nel concetto strategico ed è stato scritto una cosa per cui noi abbiamo riportato questo mantra per tanti mesi, in primis il Ministro, che era quello dell'attenzione verso Sud. Nel concetto strategico è stato riconosciuto che un elemento che dovrà essere tenuto in primaria considerazione per il futuro, per l'alleanza, sarà anche
il fianco sud. Di contro noi ci siamo impegnati sia a est, sud-est e anche nel nord-est in maniera abbastanza massiva, con la speranza che raccogliamo con questo concetto strategico di avere reciprocità nei confronti del fronte sud, che è critico e che è attenzionato in maniera seria, in maniera prioritaria anche dalle altre appartenenti all'alleanza. Quindi noi implementeremo il concetto strategico, secondo me, su due direzioni, rimanendo i vessilliferi dell'attenzione costante e profonda verso sud e sforzandoci, e sembra che salti di palo in frasca, ma credo che sia funzionale, e sforzandoci di dare invece corpo a quello che è la bussola strategica dell'Unione Europea, che è stata riconosciuta anche in questo senso, è un grande risultato, come elemento complementare all'alleanza. Quindi l'alleanza si aspetta che noi, come Unione Europea, diamo corpo a una reale, affidabile e concreta capacità operativa in campo europeo, che diventerà una colonna complementare del concetto strategico e della strategia su più vasta scala della NATO. Quindi credo che questi siano i nostri due impegni grossi da portare avanti per mantenere il concetto strategico fortemente ancorato alle necessità e a quello che è la necessità operativa del nostro Paese. Non so se ho risposto alla sua domanda. Certo, grazie mille, ammiraglio. Onorevole Boldrini, presenza in Qatar quanto dura? Onorevole, mi permetta una battuta, ma poi rispondo più seriamente. Secondo me dovrebbe durare almeno fino al secondo dei tempi supplementari della finale, per essere presenti, ma credo che ci spingeremo poco oltre quello. È previsto, c'è un termine temporale che è nel dicembre, e le do anche la data precisa, se qualcuno dei miei pretoriani se la ricorda mi dà una mano, così non scartabello le mie schede. Ecco, no. Se no cosa stanno a fare? Allora no, c'ho la scheda, faccio prima io, vedete. Ecco. 18, i miei pretoriani 18, funzionano meglio. Andate prima, loro offriranno da bere adesso. 18, prendete nota. Quindi al 18 dicembre, quindi c'è, onorevole, una scadenza temporale che rispetteremo pedissequamente. Facciamo parte di un dispositivo più vasto, ovviamente sono presenti i francesi, sono presenti anche altre nazioni che hanno dato la loro disponibilità per essere parte di questa cornice di sicurezza che mi sembra doverosa in un momento particolare per quelle zone, per una nazione che c'è sostanzialmente vicina, che con cui abbiamo parecchi scambi e che costituisce anche dal punto di vista, credo, politico e strategico, un grosso punto di riferimento in quell'area di cui ovviamente ci prendiamo cura da tantissimo tempo. Parliamo della Libia, se ho risposto alla sua domanda. La Libia cosa si prevede? Dunque, attualmente abbiamo ridotto in maniera significativa il dispositivo su misurata, perché le condizioni che ne avevano dettato l'installazione si sono concluse. Rimarremo con una aliquota minima, perché a misurata ci hanno chiesto di rimanere nella zona, in quanto loro nell'attuale aeroporto dove noi siamo presenti ripristineranno l'Accademia Aeronautica, quindi è presumibile che noi con quel residuale sistema ospedaliero, che da un ospedale vero e proprio è diventato soltanto un ROL 1, daremo appoggio innanzitutto all'ospedale civile, come è già stato fatto fino adesso, e supporteremo l'attività dell'Accademia Aeronautica probabilmente per l'attività di selezione degli allievi, dei cadetti, e per impiantare probabilmente una loro autonoma capacità infermieristica in quell'area. Per quanto riguarda l'attività con la Guardia Costiera libica, nell'ambito del mandato che abbiamo, noi attualmente stiamo soltanto facendo attività di supporto all'attività manutentiva dei loro mezzi, nel senso non c'è mai stata un'attività operativa vera e propria, però ecco, attualmente quantunque la scheda missioni prevede attività eventuali di training, noi stiamo facendo soltanto manutenzione, meglio addestramento alla manutenzione tecnica dei loro mezzi navali. Quindi ecco, rispondo, spero di aver risposto anche per quanto riguarda la collaborazione con la Guardia Costiera Libica dal punto di vista della difesa. Poi lei sa bene che c'è anche una missione del Ministero degli Interni, su cui ovviamente non è mia pertinenza, con la Guardia di Finanza.
Wagner sono assimilabili ai contractors americani. Il timbro e la connotazione che si danno sono delle compagnie che garantiscono la sicurezza. Wagner, per quello che ho avuto modo di osservare in questo scorcio di tempo in cui siamo stati in Mali, si sono presentati come una compagnia di sicurezza per la difesa delle installazioni e anche del personale maliano. Probabilmente avranno fatto anche attività di antiterrorismo, non abbiamo contezza effettiva, ma presumo che ciò sia avvenuto. Lo status, come dicevo prima, è abbastanza ibrido, meglio, non abbiamo una norma, qualcosa che possa essere, a cui possiamo riferirci per eventuali interazioni che noi abbiamo sostanzialmente evitato e continueremo a farlo. Attualmente siamo via dal Mali, però ecco, sicuramente è un'area grigia, un'area che probabilmente dovrà essere esaminata dal punto di vista giuridico, legale a più alto livello per essere poi integrata, se possibile, nel diritto internazionale, quindi a questo punto dargli una connotazione precisa, però attualmente non mi sento di definirla come un'area in cui abbiamo la dimestichezza per definirla compiutamente. Sicuramente non abbiamo avuto interazioni volutamente e continueremo a fare in questa maniera. Attualmente sono presenti in Mali in maniera massiva, probabilmente sono presenti anche nell'est della Libia, però ecco, non c'è motivo di interazione e ciò ben venga. Credo di aver risposto per quanto riguarda la sua domanda. Rafforzamento est diminuisce la presenza sud? Diciamo no. Il rafforzamento a est attualmente è fortemente aeronautico e land centrico, quindi dall'altra parte la nostra marina sta pattugliando, come ha sempre fatto, il nostro fronte sud. Abbiamo, come ho detto, convinto tutti gli alleati che sia un'area da mantenere attenzionata, da cui possono provenire criticità, da cui possono essere tratti, non fonti alternative, ma approvvigionamenti alternativi di idrocarburi, quindi l'Italia da sempre è stata particolarmente sensibile a quella zona, lo continuiamo a essere, ma abbiamo il conforto che adesso anche gli alleati sono smistati su questo foglio. Non so se ho risposto alla sua domanda, onorevole. Sì, la ringrazio, ammiraglio. Grazie a lei. Ha risposto, grazie. Bene. Abbiamo così concluso questa audizione. Io vorrei ringraziare a nome di tutti l'ammiraglio, perché è stato veramente generoso e ricco di dettagli e di specifiche, non soltanto nella relazione iniziale, ma davvero con dovizia di particolari e un'attenzione particolare a rispondere a tutte le questioni che sono state poste. Noi ci auguriamo di poter corrispondere anche ad alcune esigenze sottese, in primis il tema della 244 e quindi del fatto che continua a procedere come legge in vigore, quindi con le diminuzioni previste. Questo lo dico anche per i colleghi della Camera. Al Senato abbiamo responsabilmente deciso concordemente con tutte le forze politiche, compreso Fratelli d'Italia, che aveva inizialmente presentato emendamenti e poi li ha ritirati, di arrivare ad una approvazione senza modifiche, proprio per evitare che ci sia un ulteriore passaggio alla Camera, non che non ne avremmo volute fare, nel senso che anche le condizioni sono talmente mutate che rispetto a quando è nata quella proposta avremmo voluto ovviamente incidere, ne sentivamo l'esigenza, ma ci rendevamo conto che mettevamo a rischio l'obiettivo e quindi presenteremo un ordine del giorno in cui diremo secondo noi poi bisogna fare anche ulteriori cose, ma la legge noi la proviamo così com'è. Quindi in commissione ha concluso l'iter, avevamo ancora l'attesa del parere della Commissione Bilancio, grazie al fatto che i colleghi di Fratelli d'Italia hanno ritirato gli emendamenti, ho fatto presente alla Commissione che era già stata data parere sullo stesso testo alla Camera e quindi hanno dato il parere alla Bilancio, quindi noi di fatto chiudiamo l'iter in Commissione. Ovviamente sapete che in questo momento non sappiamo che cosa succede, ma sarà nostro impegno di premere attraverso tutti i gruppi, anche con la Presidenza del Senato, che nelle riunioni dei capigruppo questo si faccia presente,
parlerò anche io personalmente con la Presidente del Senato per dire iscriviamola prima possibile, perché insomma almeno mettiamo in sicurezza il fieno in cascina, come ha detto l'ammiraglio, diciamo. Però questo diciamo anche perché i colleghi della Camera fossero edotti il loro lavoro, che è stato importante, approfondito, noi abbiamo a cuore che non vada disperso, abbiamo capito anche dell'audizione che abbiamo fatto quanto comunque questo provvedimento sia una boccata d'ossigeno per tutte le forze armate. Anche il tema della modifica della legge 145 non è la prima volta che viene ribadito in necessità, diciamo, di un aggiornamento più che delle modifiche rispetto anche agli scenari mutati e a quanto si è visto nella sperimentazione, che potrebbero essere degli elementi di freno all'operatività rapida che può essere necessitata. Io quindi dico alle commissioni riunite che nel caso si possa procedere con una conclusione ordinata della legislatura, si dice così, diciamo com'è, ci possa essere un impegno di condivisione fra le due commissioni di eventuali modifiche per provare a vedere se riusciamo anche su questo, visto che l'abbiamo più volte messo a fuoco, che in qualche modo è quanto mai sempre più evidente anche per l'evoluzione purtroppo di instabilità e di repentina instabilità che si crea, ecco, per avere eventualmente la possibilità di avere anche su questo una finestra per poter approvare queste modifiche. Grazie e buon lavoro. Grazie.